Ok. Perfetto. Sto condividendo lo schermo, tutto lo schermo, vedete anche tutto il desktop, vedete voi. Sì, Sì, vediamo vediamo anche il anche il desktop. desktop. Ok, perfetto, va benissimo. Perché così posso passare anche dalle parti delle pagine web, va benissimo. Ok, lo stacco o lo lascio così? Come vuoi tu, se vuoi fare una presentazione Va bene, assolutamente. iniziale, sì. Emanuele, Sì. ti chiediamo se riesci a finire, cioè se finisci verso le 11 meno 5. Va bene, sì. Senti, Ok, perché così apriamo l'altra. ma come mi consigliate di fare come pause? Ne faccio una, due. Scusate, intervengo solo. Vedi tu se vuoi farne una. Ok, di 10 minuti, di 5. Come fate in genere? 10, no, non di 10. Bah, non lo so. Perché fare cioè una tirata intera, magari 2 ore sono tante in fila. Sì, sono troppe. Sì, facciamo una pausa di 10 minuti verso le 10. Emanuele, se vuoi iniziare, siamo 70 partecipanti. Va bene. Faccio l'introduzione io direttamente? Sì, grazie. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa prima sessione di workshop del convegno dell'Associazione Italiana di Epidemiologia. In questa prima fase della mattinata vedremo un'applicazione di R. L'applicazione si chiama R-Shiny. Il titolo della parte è un esempio di data science per l'epidemiologia. Vedremo come si utilizza R-Shiny, che cos'è e che tipo di
diversi esempi pratici, tra cui quello che all'interno del sito dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, MADE, il sistema di monitoraggio degli andamenti dell'epidemia del Covid, che è stato interamente creato con R-Shiny. Per cui vedremo diversi esempi introduttivi per poi arrivare a vedere quali sono le caratteristiche interne per costruire un applicativo più complesso. In sintesi, R-Shiny è una library di R, quindi si installa in R come tutte le library, quindi install packages Shiny. E è una library di R che quindi dà delle funzionalità ad R. Queste funzionalità gli permettono di creare una pagina web. Questa pagina web è connessa a un computer che ha una sezione R attiva, per cui l'utente della pagina web può manipolare. Nella sua user interface può manipolare le caratteristiche interne, gli input che andranno alle funzioni di Shiny. Questi input creeranno degli output attraverso il codice di R che viene eseguito nel computer in un PC. E questi output poi saranno visibili allo stesso utente che ha manipolato gli input. Questo può avvenire con un PC fisico come faremo oggi. Io oggi vi farò vedere degli esempi dove cambiando dei parametri, cambiando alcune cose, si vedrà come il mio computer proietterà una pagina web. Quindi ci sarà una pagina web legata direttamente a questo computer e non si accede direttamente a internet, sarà nell'indirizzo locale della mia macchina. Mentre si può, la può essere, l'intera applicazione può essere mantenuta da un server. Questo server è il caso, ad esempio, dell'applicazione di MADE. È un'applicazione Shiny che risiede in un server R e che poi vedremo qual è, ed è comunque un server R gratuito disponibile per tutti gli utenti che ne facciano richiesta in R e che mi pare possa dare fino a 5 applicazioni a utente all'inizio. Se uno vuole più applicazioni o più caratteristiche maggiori, come tutte le cose, bisogna accedere a delle, come dire, a pagare delle fee, si parla comunque di poche cose, tipo di massimo 5-10 euro al mese, per avere quindi delle potenzialità di più, per poter avere più siti web, gestire più applicazioni, avere un aiuto anche in linea, e poi comunque vedremo poi le caratteristiche delle singole tipologie di creazione di applicazioni Shiny che risiedono in server. Quindi il concetto chiave di Shiny è che ci sono due parti. C'è una parte che ha le istruzioni che si danno al server e si chiama server. Questa funzione server può essere un elemento di una pagina, di un unico script R, di un'app, quindi di un file R, di un'app.r, oppure all'interno di una cartella dell'app, può essere un file sé stante, il file server.r. Per applicazioni semplici vedremo che non conviene dividerli in due file, cioè non conviene avere le istruzioni server, quindi server.r, e la parte invece che regolamenta l'user interface, quindi la UI.r. Per applicazioni semplici conviene avere tutto insieme perché è più veloce. Per
Per applicazioni molto complesse, lunghe, dove ci sono tante righe di script, oppure anche dove, anche se poi si possono usare all'interno di Shiny, si possono richiamare pezzi di codice, si possono richiamare altri pacchetti, si possono richiamare, quindi si può creare uno script anche molto lungo. Però conviene sempre, in ogni caso, quando si supera un certo lungo, conviene sempre dividerlo in due, nella parte server e nella parte UI. Quindi le istruzioni server sono le istruzioni che vanno al computer, che vanno al PC che dovrà far girare il programma R. Le istruzioni UI sono invece le istruzioni che poi verranno tradotte in un linguaggio HTML, sono le istruzioni invece di visualizzazione dell'app Shiny. Visualizzazione dell'app Shiny che farà visualizzare degli oggetti tradotti in HTML, ma che sono oggetti creati in R. Si possono creare in R come dei grafici, tabelle, grafici interattivi, mappe. Poi vedremo vari esempi, ma pressoché tutto quello che può avere un output si può mettere in Shiny. Anzi, spesso viene usato anche come input per prendere dati in input. Poi vedremo degli esempi. Quindi di base, un'applicazione Shiny si basa su un template fisso, sempre fisso, deve avere sempre queste caratteristiche. Chiaramente R deve richiamare la library Shiny, quindi se già non è caricata, cioè non, se non è presente nel PC, e nel PC che gira R, bisogna fare alcuni install package Shiny. Se è presente, basta richiamare la library Shiny. A questo punto ci deve essere un elemento, un oggetto R che è l'oggetto UI, che è quindi la pagina web in sostanza. E qui di base abbiamo messo una pagina web che printa Hello World. Un elemento server, che invece sono le funzioni che esegue R, sono le funzioni che fa eseguire R a quel PC, che in questo caso stamattina vedremo le funzioni R che esegue il mio PC. Poi proveremo a vedere anche degli esempi di funzioni R che sono eseguite invece da un server esterno. E poi una combinazione delle due, la combinazione quindi della parte dell'user interface, quindi della parte di output, e della parte server che esegue tutti i comandi per poi far visualizzare questi output. Quindi in pratica un template R da cui partire è sempre costituito da queste tre righe di script: UI, serve, shiny app. Queste tre istruzioni permettono di creare direttamente un'app shiny. E quindi diciamo la parte UI quindi ha funzioni che assembleranno questa pagina web, la parte server ha dentro tutte le funzioni che creeranno gli oggetti, quindi se l'oggetto sarà un plot di un grafico interattivo, nella parte server ci sarà la funzione che crea quel grafico, che gli dice l'asse delle X deve essere così, con questi limiti. Poi ogni oggetto creato può essere funzione di un qualcosa nella parte di input che lo stesso utente può cambiare. Mentre la parte della Shiny App semplicemente combina le due cose, combina lui col server. Quindi nella parte dell'user interface, quindi UI, all'inizio faremo una cosa più semplice che è una fluid page, quindi il comando deve essere proprio assegna ad UI la fluid page. Dentro la fluid page ci sono funzioni di input, che sono le cose che l'utente della pagina può variare, e funzioni di output, che sono le funzioni che creano gli oggetti di output che l'utente visualizzerà una volta avendo cambiato i suoi input. Quindi vedremo come aggiungere questi elementi alla parte UI, quindi alla pagina web.
Questo, ad esempio, e questo qui chiaramente si lega a tutti gli elementi della parte UI, poi vengono utilizzati nella parte server. Quindi è utile, cioè è essenziale utilizzare la sintassi corretta, che non è la più semplice del mondo, la più immediata del mondo, che però di base ha dei costrutti abbastanza standard. Abbiamo detto che c'è quindi la parte UI e la parte server. Nella parte UI si creano queste funzioni, come ho detto, si aggiungono funzioni input e funzioni output. Tutte le funzioni di input iniziano con il tipo di funzione, tipo numeric input, dove input alla I maiuscola è una funzione che ha un input ID, che quindi vorrebbe dire è l'elemento, l'oggetto R, l'oggetto nella lista poi degli input che si chiamerà N. Quindi N diventerà poi, nella parte interattiva, N diventerà un oggetto di input che avrà il valore scelto dall'utente. Quindi se in questo caso l'input è un... in questo caso il numeric input è N, che ha di base un valore 25, che si può cambiare, ma di base parte con 25 di default, la sua label è sample size e l'output poi sarà questo output chiamato ist. E questa è la parte di input, finita la parte di input. Quindi c'ha un input ID e un output ID. Ha un input e un output, dove l'input ID è un numero e l'output ID è una figura. La figura infatti si vede da plot output. La parte server deve combinare le due cose, quindi il costrutto di server è sempre questo, è server, assegna a server la funzione che ha due parametri, parametri di input e parametri di output, dove l'output è un elemento, dove creo l'elemento istogramma all'interno della lista degli output, e questo ist deve avere la stessa sintassi, lo stesso nome chiaramente dell'output ID. Nella parte server è ist, è un elemento della lista output. Nella parte dell'UI è una stringa di testo col nome ist. Questo oggetto ist sarà un render plot, quindi è un grafico, ma un grafico interattivo di Shiny, che nel suo costrutto è semplicemente, questa sì che è un'istruzione invece di R base, questa ist nella funzione è un'istruzione di R base che è un istogramma di un campionamento da una normale con 25, di 25, di numerosità 25. Poi si combinerà la parte UI con la parte server. Questo, come ho detto prima, si può scrivere in un'unica app.r, in un unico file R, oppure splittarlo in due file. Quindi la stessa applicazione la potevo scrivere in un solo file app.r, oppure splittarlo in due file, e poi vedremo vari esempi di come appunto convenga splittarlo in due file. E questo è... Pur facendo la stessa cosa ed eseguendo gli stessi comandi e creando la stessa pagina. Quindi questo è utile perché ci sono persone che preferiscono sempre creare due file UI e server e altri che invece mettono tutto insieme perché è più facile avere un file unico. Un concetto importante è la directory dell'applicazione, perché una cosa è se lo lancio nel mio PC eseguendo riga di comando per riga di comando, quindi io lì nel mio PC io ho una mia istanza R e posso caricare tutti i dati che voglio e posso dire all'app quindi di eseguire, di leggere dei dati e di eseguire dei grafici, di eseguire delle mappe, di fare più cose, però in base a come in quel momento è la mia istanza R.
E quindi la mia app, grosso modo, bisogna soltanto che abbia in input oggetti, flussi dati presenti in quel momento. Altra cosa è se viene lanciata invece da un server esterno che deve avere sempre delle caratteristiche di omogeneità, sempre uguali, per cui gli elementi all'interno devono essere tutti ben presenti. Non c'è una cartella, non c'è una working directory che può cambiare a seconda di dove preferisco essere per accedere più semplicemente a quei dati. Quindi nella parte server la working directory è la directory dell'app e tutti gli elementi devono stare dentro la directory dell'app. Spesso in R si possono caricare o mettere delle immagini, aggiungere alla pagina web tutte delle caratteristiche e grafiche che possono essere semplici immagini o altre parti di testo in PDF, o altre parti, insomma, altri oggetti. Questi oggetti stanno in una directory chiamata www. Nella directory www, quindi poi vedremo con un esempio dove noi inseriamo delle immagini, queste immagini poi verranno richiamate dall'app semplicemente dicendo carica l'immagine e lui già sa che stanno dentro www. Quindi questa è la struttura della directory di quando lancerete applicazioni più complesse, conterrà una parte dove, che ad esempio anche l'app made è fatta in questo modo, ha una parte, la global.r, che costruisce gli oggetti, quindi costruisce tutti i dataset legati alle misure del Covid, quindi è un dataset giornaliero, sono tre, uno è per l'Italia, dove ogni giorno una riga è un giorno e le colonne sono tutte le variabili che vengono monitorate da MADE, un dataset per le regioni e un dataset per le province. Quindi poi vedremo che in pratica l'app certo, è complessa perché per costruire il dataset poi deve prendere i dati ISTAT e mettere la popolazione al denominatore, il dataset è costruito interattivamente ogni giorno andando in internet e pescando i dati e cambiando delle caratteristiche, mettendo a posto le variabili come le vogliamo noi, cambiando le label, eccetera, eccetera. Però di base la global crea gli oggetti iniziali, che possono essere proprio dati o funzioni che poi entreranno all'interno delle altre parti. Se ci sono funzioni stabili, un esempio stupido, la funzione in R per scrivere la somma di un vettore, si scrive sum, se però c'è un numero null, devi mettere un altro parametro, nRemove uguale true. Uno può crearsi una funzione, somma, che già ha questo secondo parametro, nRA uguale remove, e poi una volta la funzione somma la creo nella global e poi nell'app, nella UI e nel server posso richiamare, cioè nel server, posso richiamare la funzione creata, che può essere anche molto complessa, tipo fai un modello statistico, crea un. Poi vedremo insomma anche questi alcuni esempi. Quindi abbiamo detto che nella UI ci sono funzioni di input e funzioni di output. Gli input sono le cose che possiamo variare nella pagina web, per cui noi stiamo dicendo che Shani crea pagine interattive dove l'utente può cambiare alcuni parametri e questi hanno un effetto. Tramite un programma R hanno un effetto nella pagina stessa. Quindi gli input sono in questo caso la colonna che poi vedremo come anche fare la costruzione di tutta la parte di input. La colonna di sinistra contiene tre oggetti. Questi tre oggetti sono in sostanza, la possibilità di scegliere una stringa che sarebbe la variabile x, la possibilità di scegliere un'altra stringa che è la variabile y, quindi queste sono scelte di nomi all'interno di vettori R.
Io gli do a lui la scelta, fra i possibili nomi di questo database, il database dei dati sul Covid dell'Italia, scegli questi possibili nomi, i nuovi positivi, i positivi cumulativi, i deceduti positivi, i deceduti cumulativi, il tasso di qualsiasi variabile io metto nel data frame, gli dico scegli questi nomi e mettili nella variabile X. Questa variabile. Nella variabile y metti quest'altra variabile. A questo punto io ho due variabili, posso creare già un scatter plot come il presente e aggiungo qui c'è un terzo elemento che è il cluster count, sarebbe su queste due variabili applicaci una funzione, applica una cluster analysis, dividi in gruppi e poi gli dirò come fare a colorare questi gruppi, quindi gli dico utilizza una paletta di colori R, la paletta in R è un vettore di colori, quindi gli dico il primo è rosso, il secondo è il verde, il terzo è il giallo, cioè, fino a quanto voglio, quindi crea questo vettore di colori, scegli, fai una cluster analysis, mettila crea tre gruppi. Poi nel centro dei tre gruppi fammi capire che quello è il centro del gruppo e metti tutto questo in input in uno scatter plot, dove questo è elementare, quindi non mi cambia, non mi mette le label negli assi, lascia proprio il nome delle variabili, quindi sepalite e sepalwidth, quindi larghezza e larghezza del sepalo e mette e il dato è quello proprio disponibile in tutte le in tutte nell'R base che è Iris, sul database, è il dataset più utilizzato per gli esempi. Quindi questo è già un primo esempio di un qualcosa che maneggiando le poi lo faremo. E nel maneggiando le variabili vediamo come cambia il grafico in output. La sintassi di tutte le input functions, quindi la funzione input dove input function sono le tre, la x variabile, la y variabile, la cluster variable, sono tutte e tre input function, sono tre funzioni input. La sintassi di tutte e tre è sempre la stessa. In questo caso noi abbiamo uno slider input, vuol dire una scelta di un numerico, di un intero che varia tra, in questo caso, tra 1 e 100, di base si mette su 25. Lo slider input avrà un input ID che è il nome esatto con cui però verrà richiamato quell'oggetto nella lista, nella parte server, che quindi è num. Quindi la scelta di 25 si tradurrà con input $num nel server. Quindi se gli dovrò dire campiona 25 volte, gli devo dire che la numerosità del campione è input $num. Se nell'input ID scrivevo Pippo, dovevo scrivere input $Pippo. La label è quello che io vedo nella parte grafica, quindi non ha, diciamo, non, non, è una cosa, un aspetto grafico, non rientra non rientrerà chiaramente nella parte delle funzioni invece R scritte nel server. Gli input sono veramente tanti, noi in MADE non le abbiamo usate, ne abbiamo usate diverse, ma nemmeno tutte, sono veramente tantissime. Poi vedremo anche degli esempi di scelta, addirittura ci sono input di scelta di colori, si va veramente su, sono veramente tantissimi. Tra l'altro, possono essere implementati anche ulteriormente programmando. Comunque, di base i principali sono l'action button, sarebbe un bottone che uno preme ed esegue un'azione. Un link che cliccando apre un qualcosa che può essere dentro la pagina o anche fuori. La scelta fra una lista, quindi, ma come vedete, i parametri all'interno di queste funzioni di input sono sempre gli stessi. Input ID uguale e gli dà il nome, che poi verrà richiamato nell'input dollaro.
nell'oggetto della lista. La label è semplicemente la sua descrizione e poi tutti i sottoparametri, che ne sono quello di prima, bisogna dirgli il minimo è 1, il massimo è 100 e di base mettiti a 25. Quindi qui abbiamo un checkbox, vari esempi insomma, di box check, per fare i check, quindi quella variabile diventa sì, no, praticamente. Dopo gli darò chiaramente nella funzione serve, dirò se mi hai flaggato che la misura non è una misura assoluta, ma è un tasso. Allora io metterò un flag al tasso, quindi di base, se voglio che di base sia la misura sia un tasso, metto flag già che il valore è true e quindi già è flaggato. Se lo voglio defleggare lo tolgo, altrimenti il contrario. Questo servirà perché poi dopo in una funzione vi dirò se è il tasso uguale true, allora esegui questa funzione che di base sarà. Prendi la variabile, dividila per il numero della popolazione, eccetera, eccetera, e crea un tasso. Se il tasso non è false, quindi non è flaggato, allora fai un'altra cosa. Di base servono per questo i check. La data di input, che noi la usiamo molto, perché vediamo se il periodo di analisi, se voglio vedere un periodo di analisi particolare, perché voglio studiare la prima ondata, la seconda ondata, piuttosto che la terza ondata, sceglierò delle date precise. Queste date precise sono se la data di partenza, quindi se mi serve un solo giorno e dovrò dirgli da quel giorno in poi, allora è un semplice data input. Se invece ho bisogno di un range, voglio dire no, fammi vedere quello che succede in un range di date, allora userò un date range input. Queste sono quasi tutte così, cioè quando è la misura è un oggetto solo, allora è in genere sono date input, number input. Se invece sono un range di valori, quindi da A, cioè diciamo start e un end, e questo start e l'end sono quelli che io metto come scelte di default. Poi gli devo dire anche, sì, ma te puoi andare da un minimo fino a un massimo, poi eccetera, si può mettere dentro, può continuare a mettere molte parametri nella funzione che descrivono quella misura una volta che la crei, che caratteristiche deve avere nell'output, eccetera, eccetera. Altri input sono ad esempio la diretta scelta di un file che io posso, poi vedremo un esempio dove infatti noi facciamo proprio, scegliamo, creiamo un'app Shiny che carica dei dati, carica un dataset. E quindi per far questo io gli dico scegli il file, questo chiaramente è una sorta di action button che fa il che mi permette di scegliere il file tra i miei dati e caricarlo nell'app. Quelli più usati sono i numerici input, ma ci sono anche password input. Se voglio che alcune aree del sito siano o alcuni dati siano visibili ad alcune persone, quindi chiedo una password. E poi le scelte tipo il radio button. E la selected, l'input di scelta che possono essere tipo bottoni oppure su liste. E quello che abbiamo visto prima, lo slider input e bottoni che per sottomettere un qualcosa oppure a te input di testo. Vedremo subito gli esempi di input di testo, sono i più semplici. Quindi questa, diciamo, è la parte degli input che possono entrare nell'user interface, cioè in tutto quello che poi vedrà l'utente. Gli output chiaramente sono quello che l'utente poi vedrà in output e gli output in questo caso è un grafico, l'output è uno solo. Questa applicazione Shiny ha tre input e un output solo che è il grafico. E l'output è la sintassi dell'output per fortuna è molto più semplice perché in genere è
la funzione output scritta con la O maiuscola, come anche la funzione input era con la I maiuscola, la funzione output preceduta da quello che è l'output, quindi è un plot output, cioè è un output grafico che questo ist non è la funzione istogramma che genera l'istogramma. Questo ist qui dentro è una stringa di testo che è il nome dell'oggetto nella lista degli input. Poi infatti vedremo che poi lo cambio questo, tipo metteremo un nome perché spesso negli esempi di Shani che troverete nel sito di Shani, gli esempi sono tutti, gli oggetti hanno lo stesso nome della funzione, però questo no, all'inizio fa, secondo me fa, cioè è più semplice per far girare l'applicazione, perché chiamando tutto nello stesso modo è più facile, è più difficile commettere errori. Però questo poi non ti permette di comprendere cosa fa cosa e nelle interazioni cosa cambia qualcos'altro. Per cui è utile che i legami siano fra gli oggetti che in questo caso il plot output si chiama ist tra stringhe, quindi è un nome, un vettore, cioè è un elemento di un vettore stringa, può essere, o comunque è un nome di un qualcosa, quindi una stringa di testo di R, e che può essere chiaramente, questo può. Che è in relazione all'oggetto, che è in relazione all'oggetto creato. Quindi l'output, plot output, nome, tra apici. Le funzioni di output, come abbiamo visto un po' di funzioni di input, sono forse anche meno di quelle di. Cioè, sono tantissime, però in realtà i gruppi non sono. Perché ci sono dei macro gruppi, tipo i plot output. Fanno un grafico, ma non è che per fare un grafico basta, c'è soltanto il plot output con la maiuscola. Tutti in MADE noi non usiamo neanche, quasi pochissimi grafici sono plot di R, cioè di R base, quelli che si fanno in R con plot, bar plot, eccetera, eccetera. Usiamo molto una library che si chiama Plotly. Questo Plotly è in realtà poi è una library di Python che viene però presa da R e viene utilizzata anche in R con una sintassi sua che specifica della library per R, che crea dei grafici interattivi. Questi grafici interattivi poi negli esempi nel Covid chiaramente ci sono tantissimi siti e tantissimi siti sono creati in Shiny. Ma guardando ora, poi vedremo anche un esempio di un altro sito internazionale che utilizza appunto anche lui Plotly. Perché? Perché sono molto comodi come grafici interattivi, permettono di di aggiungere cose, togliere cose a un grafico già creato, quindi non ti legano a tutti gli elementi, non è necessario predisporre tutti gli elementi nelle input functions e nelle output functions, ma ti permettono che una volta che hai creato il grafico, che una volta che hai creato il grafico, puoi continuare a manipolare il grafico direttamente dal grafico. E questo quindi è una. Poi vedremo un esempio nel made, ma comunque è una grande comodità. E quindi lì. Il plot non è plot output, ma è plotly output. Poi comunque le funzioni di base sono immagini, grafici, quindi plot, tabelle, testo, poi sottoelementi di Shani, altri tipi di testi e tabelle interattive che le usiamo tanto perché quando poi. Dice, se ad esempio vuoi fare esplorazione di un enorme database, quindi puoi dire direttamente a sinistra tutte le cose che vuoi, le dimensioni che vuoi esplorare, le variabili, il numero di stringhe, che ne so, se vuoi delle statistiche di sintesi, e
E poi nella parte di qua puoi fare la visualizzazione dei dati veri, quindi con un data table output, e poi la visualizzazione di tutti i summary o delle statistiche legate a quella parte di dati o dei sottomodelli che vuoi lanciare su un subset di dati. Le funzioni di output, quindi grosso modo, sono tutte uguali, iniziano con l'oggetto che dovrà creare e output con questa O maiuscola, e poi dentro ci sarà la funzione. Anche in questo caso, come nelle funzioni di input, la funzione deve avere dei parametri interni. Il parametro in questo caso è il nome, quindi plot output e plot, cioè, poi ci saranno altri parametri, che ne so, se devo dargli il grafico deve avere altezza 600, larghezza 1000, oppure posso dargli chiaramente come tutti i grafici R, posso dirgli che le dimensioni sono sui pixel, sulle dimensioni fisiche, dimensioni in percentuale sulla pagina, poi dipende anche da come la pagina, se la pagina è fluida e cambia, perché ci sono delle pagine che possono essere create anche in base agli schermi di visualizzazione, se la vedi su un cellulare la mette in un modo, se la vedi su un iPad o un PC piccolo in un altro, in uno schermo grande in un altro ancora. E queste cose sono molto complicate, cioè alla fine per programmare in questo modo bisogna essere proprio dei programmatori specifici di questo, insomma, e pochi lo sono, ecco. Nell'utilizzo di Shiner tutto è nato, come dire, come semplicemente per far vedere un oggetto, ma poi l'attività di base è crearla, quell'elaborazione. E quindi nelle funzioni di output, dentro la funzione, quindi questo è un plot output, e poi il nome ist in questo caso, perché ist? Perché è un nome e basta, quindi non potevamo, cioè poteva anche sceglierne un altro di nome. Quindi, diciamo, con questo è conclusa. Ora, poi, qui facciamo vedere, nella prima parte, facciamo vedere proprio delle caratteristiche base degli elementi, poi faremo tutto esempi. E fisici proprio direttamente da R. Quindi queste sono tutte le regole della parte input finite. Ora passiamo alla parte server. La parte server ha tre regole di base. Che l'oggetto che devi visualizzare deve stare dentro. Deve diventare un oggetto di R all'interno della lista output. Quindi server inizia sempre con la funzione input output. Dentro creerà degli oggetti. Questo oggetto è creami l'oggetto che qui l'ha chiamato per comodità ist, ma potrei chiamarlo output dollaro grafico 1 e output dollaro nome. In questo caso questo è l'oggetto grafico che poi verrà visualizzato in quella parte della pagina. Per cui il server costruirà proprio il grafico. Quindi questo output dollaro ist dentro avrà assegnato del codice R che permette la costruzione del grafico. Quindi output ist è un oggetto grafico di R, proprio è scritto in R, quindi ha delle caratteristiche di R, quindi il codice, in questo caso code, il codice R, verrà associato alla parte invece nella pagina HTML web, che abbiamo visto prima in UI, all'interno della funzione di output, della plot output ist. Quindi in quel caso questi due oggetti quindi sono associati dinamicamente, quindi perché dinamicamente? Perché l'output ist può dipendere da degli input, quindi l'input va a cambiare l'oggetto di output, questo oggetto di output cambiato poi verrà visualizzato nella pagina web
e verrà poi visualizzato nella pagina web. Poi, per come fare a renderlo interattivo, perché ci sono vari criteri anche di interazione, come fare a rendere interattivo lo vediamo in seguito. Comunque, di base, nella funzione server ci sono oggetti di R. Questi oggetti iniziano tutti nello stesso modo. Output, dollaro, nome dell'oggetto. È il nome, è l'ID del nome, è il nickname, è il nome che gli abbiamo scelto per caratterizzare. Se creo 100 mappe, tutte differenti, cioè con caratteristiche differenti, e gli dovrò dare 100 nomi differenti, se hanno caratteristiche differenti. La prima regola è salvare questi oggetti come elementi, oggetti di output. Quindi sono in una lista di R, sono elementi di una lista. E l'elemento è l'elemento di nome ist e nella lista output. Poi l'oggetto che voglio far vedere dovrà avere delle caratteristiche. E dovrà avere delle caratteristiche di interattività quasi sempre, perché le AppSharing quasi sempre nascono per legare gli input con gli output e quindi poter variare l'output variando gli input e quindi fare dei cambiamenti e vedere, non avere dei grafici statici che stanno sempre lì. Certo, a volte può anche essere utile creare un grafico statico che rimane là. Però quasi sempre si usano per rendere l'oggetto interattivo. Quindi, per rendere l'oggetto interattivo, la funzione che all'inizio si applica a quell'oggetto, quindi l'oggetto grafico che io poi farò vedere, l'istogramma, l'oggetto grafico che io chiamerò output$ist, è un oggetto di R, sì, però è un oggetto di R interattivo. E quindi utilizza per questa interazione utilizza una funzione shiny che è render plot. Quindi l'oggetto era un grafico plot, si chiamerà ist ed è un quindi è la per crearsi utilizza la funzione render plot. Poi vedremo tutto insieme comunque. Quindi questo istogramma ora qui perché un render plot? Probabilmente perché se uno mette un. Perché non, in realtà è un istogramma che campiona da una normale sempre di 100, perché questo 100 non è l'input $n. In questo caso sarà un render plot perché se metto un bottone e gli dico ricampiona, 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 lui lo riesegue e me lo fa vedere, me lo cambia in continuazione ogni volta che associa al tasto bottone il ricampionamento. E quindi se fosse invece semplicemente un istogramma di R normale 100, uno vedrebbe un istogramma sempre statico e non ha associato quell'azione che invece magari dovrebbe avere al bottone. Quindi il tipo di oggetto da costruire è un render plot, un grafico, un render plot. E poi dentro questo render plot, aperta tonda, aperta graffa, la funzione, il blocco a questo punto si. Questo scrive proprio l'R base, quello che si studia anche proprio senza l'R base, quindi l'istogramma che campiona da un che fa visualizzare dati di una normale. Quindi questo è l'oggetto, il render plot. Quindi la parte server creerà questo oggetto istogramma che sarà un render plot che avrà delle caratteristiche. Dentro, come abbiamo visto, uno può mettere del codice. Questo codice può anche essere è lunghissimo e può avere delle caratteristiche. Tipo, in questo caso noi gli diciamo, nella parte fra le graffe, codice R, e gli diciamo, costruisci l'oggetto titolo. L'oggetto titolo è una stringa di testo che mi dice che è un titolo, che dice 100 valori di una campionata, 100 valori di una campionata normale. Poi, c'è la seconda riga, è l'istruzione di R, crea l'istogramma e tutto quanto, il titolo e l'istogramma che poi dentro chiama il titolo, mettilo nel render plot, quindi tutto interattivo, e tutto diventa l'oggetto ist. Chiaramente quindi una volta valutato che funziona, che crea, che ha quelle caratteristiche di interattività, questo blocco
può essere, rimane, uno lo può chiudere, poi vedremo come aprire e chiudere i vari codici, e quindi quello diventa una funzione attiva che è l'output.ist che crea l'oggetto, e quello ogni volta che uno vuole richiamare un output.ist richiama quella funzione. Quindi, come tutte le parti di R, una volta create, se hanno delle caratteristiche di solidità, possono essere riutilizzate, e quindi la fatica per crearle, che è tanta, poi magari può però dare un beneficio, che è il riuso. Questo comunque in tutta la programmazione. Quindi agli oggetti di output sono associate delle tipologie di funzioni interattive che per creare quell'oggetto di output. Quindi, come prima c'era l'output plot, qui c'è il render plot, abbiamo visto l'esempio. E stessa cosa, l'output table, render table, eccetera, eccetera. Quindi questo poi in uno degli esempi vedremo come si associano le cose, che sintassi si deve usare. E comunque, beh, già qua questo è una parte del cheat sheet di Shani, che è fatto benissimo. All'inizio basta e avanza, perché anzi, è anche esagerato per creare le prime applicazioni. Comunque, qui ti fa vedere graficamente come ha un output, quindi un plot output, con quelle caratteristiche che abbiamo visto prima, si associa il render plot alla tabella, al render table. E la terza cosa è che, chiaramente, per far quadrare tutto il giochino di Shani, l'input deve essere associato all'output. Quindi la terza regola della parte del server è creare l'oggetto, output è l'oggetto, poi farlo rendere interattivo, render plot sia un oggetto di grafico. E poi dentro questo oggetto, nella funzione di R che crea l'istogramma, metterci la variabile di input variabile. Quindi questo input $num è quello che abbiamo visto prima, che variava da 1 a 100, che di base ha value 25. Quindi lui che fa? Lo traduce in 25, se è 25, ma se sposto la lineetta diventa 50, l'input num è 50. Questa variazione può avvenire in tanti modi. Può avvenire semplicemente toccando la riga che fa variare il numero. Gli posso dire no, falla avvenire soltanto quando io ti do dei comandi. E c'è quindi tante tipologie di, può variare in vario modo. Però di base la regola è questa, cioè associa il valore, entra dentro la funzione con la funzione di input, e con l'oggetto di input dollaro num, fa entrare nell'istogramma la funzione di input che l'utente ha scelto. E questo quindi poi mette in collegamento gli input e l'output in maniera reattiva. Quindi questo l'output.ist sarà di base è legato all'input num. E qui vediamo come a questo punto poter girare un'app. Potremmo vedere in questi primi. Cioè, questi ultimi 5 minuti prima della pausa potremmo vedere delle app base, e poi potremmo, tipo alle 10, possiamo fare 10 minuti di pausa e riprendiamo alle 10:10, e quindi ora potremo vedere in 5 minuti la base, per poi nella seconda parte comunque fare tutto invece, cioè provare direttamente in R provare direttamente in R i vari esempi. Perché grosso modo le caratteristiche di Shani le abbiamo elencate, quindi ora direi che è il momento di vederlo dal vivo.
E quindi apriamo un'app. Questo è, io uso tanto l'RStudio, però uno può tranquillamente lavorare in R base e dare gli stessi comandi e funziona tutto ugualmente. Manuele, Sì. dalla chat chiedono se puoi riproiettare la slide 24. La slide Per favore, 24. grazie. Questa? Sì. Sì. Sì, è una lista di caratteristiche per rendere interattivo una tabella, rendere interattivo un grafico, render plot, rendere interattivo. Tipo, noi su questo nell'app MADE rendiamo interattivo due solo cose, i grafici con render plot, che poi in realtà usiamo molto plotti, quindi è un render plot lì, e poi le tabelle render table. Il resto non lo usiamo, tipo render Wii sono tante cose non vengono usate. Poi nella parte degli esempi sono talmente complicati o differenti che veramente uno si può sbizzarrire. Qui, allora, noi apriamo il primo template, che è quello che abbiamo visto, è proprio il template base, no? Poi ne vedremo più complessi, più bellini. I comandi sono veramente 3 righe di testo. Allora, chiaramente carico la library shiny, quindi do in esecuzione la riga 3, library shiny, e quindi faccio un control invio e eseguo la library. Ce l'ho, e quindi lui carica shiny. Poi crea l'oggetto UI. Control invio mi ha creato UI. UI è un fluid page che ha quelle caratteristiche. E ho già creato quindi l'user interface. Creo l'user interface, vado alla riga 9, creo il server. La funzione server lega l'input all'output. Creata. Quindi server è una funzione, quindi mentre la UI è un oggetto che poi creerà HTML, il server è proprio una funzione di R. Shiny App è l'app che mette in connessione queste due cose. Le mette in connessione e mi crea la mia applicazione web, che è questa. Quindi io già vedo, questo è un esempio già di un'applicazione web funzionante, dove c'è soltanto del testo statico. L'RShiny è un esempio di data science per l'epidemiologia. Questa è già un'applicazione funzionante che io, fosse complessa, la posso pubblicare in uno spazio, poi vedremo come fare a pubblicarla. Lo posso aprire in una pagina web esterna. L'ho aperto in una pagina web esterna. Se no, gli posso dire qui di rifarla. Se cambio dei parametri di input, posso dire di lanciarla nel viewer panel di RStudio. Quindi con l'applicazione me la lanci per favore nel viewer panel e la lancia qui, quindi è qua ora. Così, questo è molto comodo perché vedo codice, vedo output, non apre tre finestre, quindi non ho bisogno di avere, chiaro, se ho due schermi, da una parte metto gli output, così vedo quello che faccio, e da una parte il codice. Quindi la posso lanciare all'interno, la posso lanciare nella finestra, in una finestra, nella view panel dentro RStudio, oppure esternamente direttamente in una pagina web, e mi proprio subito su una pagina web che non è una finestra, è proprio una pagina web. Chiaramente l'indirizzo è locale, perché ancora non sono andato a pubblicarla in un sito, e quindi l'indirizzo è locale. Quindi quando io vado nel file template, che era proprio il primo, le caratteristiche sono sempre quelle: oggetto UI, oggetto server, applicazione che li metti insieme. Quindi crea un altro più, anche questo elementare. Questo è una pagina che dice il tempo corrente è questo. Qui però c'è l'oggetto, crea un oggetto che è questo, l'output, che l'ho chiamato current time, potrei chiamarlo anche Pippo. Questo è un oggetto di output che non dipende da nessuna funzione di input, ma che dipende dal tempo, dal systime, che è la funzione di R che ti dice che tempo è o che ore sono. Però questo già crea un oggetto di output, che è questo output current time, che infatti poi lui nella pagina di UI, questo current time, posso chiamarlo anche Pippo, questo oggetto quindi che io creo, poi lo verrò richiamato, lo richiamerà in un output, in una funzione di output di UI che sarà
Questa qui, per cui ora la mia applicazione run app direttamente da Resciane, gira, devo interrompere quelle precedenti, eccola qua, e il tempo è questo. Queste sono proprio applicazioni di base, però già qua vediamo come io gli do, nell'esempio 2, do un input e un output. In questo caso l'input id è il nome e io voglio che il nome sia numero, numero con la N maiuscola. R è case sensitive, quindi se gli scrivo numero con la N minuscola non funziona poi il numero sotto. Quindi il nome è numero, la label sceglie il numero, il valore di base è 50, di default, va da 0 a 250 e questo è lo slider input, quindi questa è la funzione di input. Quindi nella funzione di input creerò nella pagina web un oggetto che poi lui chiamerà numero. Ed è tutta questa parte da 6 a 8. Poi nella funzione di output è un plot output, plottami l'oggetto istogramma. E quindi ho un input, lo slider input numero, e un output, il plot output istogramma. E questa finisce la pagina web, finita. Poi ho la parte server. La parte server, abbiamo detto, crea gli oggetti con script R. Questi oggetti possono essere interattivi se voglio, ed è quindi è la parte proprio che fa girare il motore della macchina dove abbiamo installato R. E una volta che l'oggetto, che nella parte serve gli dico crea l'oggetto istogramma, perché l'ho chiamato istogramma, quindi qui se lo chiamo anche qui Pippo, qua dovrei scrivere Pippo, l'istogramma abbiamo visto, è un render plot. Nella slide 24 abbiamo visto che è un render plot perché è un plot, cioè l'oggetto in output è un plot output. È un render plot che è l'istogramma che campiona dalla normale, il campione dalla normale il numero di osservazioni è l'input dollaro, un numero con la N maiuscola perché l'abbiamo chiamato così, il colore è rosso, titolo, mettici nel titolo fai un past 0 che vuol dire unisci delle stringhe di testo senza separazione. E attacca la parola istogramma di rnorm, aperta tonda, mettici il valore numerico che ti do in input, chiudi la tonda e poi collega l'output con l'input. Salvo, questo esempio 2, lancio l'applicazione. Lancio l'applicazione e la vedo qui. Ora a me non mi piace che me le metta subito, quindi gli diciamo rimetti nel viewer. No. Come finestra, crea una finestra. Questa la chiudo e rilancio l'applicazione per bene ed eccola qua. E quindi in questa finestra io vedo che è troppo grande, vedo l'app. Quindi nella finestra quando cambio la dimensione, lui ricambia le dimensioni del grafico. E qui in questo caso io gli ho detto io di andare chiaramente da zero, non campiona nulla, gli ho messo zero per motivi grafici di far vedere che è più bellino vedere che va da 0 a 25, 50, che se mettessi 1 qui, lui se va a, si autocrea la scala, se non gli do una scala io più, se non gli do io una scala decente e mi mette 1, 26, 51, comunque non cambia niente. Qui però lui associa, la cosa importante è che questo mi crea, intanto ho creato il mio primo numerino che è numero. Numero è qualcosa che io gli ho detto che va da 1 a 250, posso dire anche da 1 a 1000. Risalvo, rilancio. Qui io ho una cosa che va da 1 a 1000, ora questo 1 lo tolgo. Ok. E in questo caso ho creato un istogramma che campiona normale con, se chiaramente vado a 1000, sono 1000 campionamenti, molto più, insomma, più simile a una normale vera, se chiaramente ne metto meno, a meno campionamenti. In questo caso quindi l'n vuol dire quante informazioni prendi da una normale, che quindi è un vettore di numeri, quanto deve essere lungo.
per poi metterlo in un grafico base istogramma diete. Vediamo l'ultimo esempio e poi fare le pause di 10 minuti. Vabbè, questo fa vedere come abbiamo visto prima, gli input possono essere tanti. L'input può essere di testo, un colore, numerico, oppure di tipo selezione. Qui faccio vedere proprio base come ci sono tanti input, quindi qui ci sono tanti input. Io ho tanti input che creano una cosa, creano due soli output. L'output è una cosa grafica, che è questo bottone. È un action button. Quindi io creo un bottone che avrà un aspetto. Questo aspetto, perché se cambio qui e metto premi, mi cambia il nome. Se gli dico che colore utilizzare al testo, cambia il colore. Cioè, uno può variare qualsiasi cosa all'interno di questo oggetto. Quindi lui creerà un oggetto diverso, può farlo più o meno, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete qui, questo a cosa serve? Chiaramente non è che in una pagina web uno mette della roba del genere per far creare all'utente un aggeggio del genere. Serve perché se volessi, invece di stare a impazzire, a trovare tutti i vari codici per creare quell'oggetto che voglio fare, io qua mi sono creato con queste funzioni di input, se gli asse solido, se dotted, qui è punteggiato, con queste funzioni di input, lui mi scrive del testo. Qui la parte importante è io. Queste cose qui a sinistra, i colori, che tra l'altro solo per i colori sarebbe utile, perché in R i colori uno usa sempre i colori base, ma R di colori ne ha infiniti. Questo è utile perché io vedo quello che ho fatto, però più che altro mi sono creato il codice che fa quello in HTML. Quindi io quest'ora, cioè mi sono creato il codice che farà quello. Quindi questo oggetto lo posso poi, questo codice poi posso riusare. Questo io faccio tasto destro, copia, lo incollo nel mio codice R e ho già scritto come fare a fare questo puntino qui senza stare a impazzire. Chiaramente se già c'è una funzione che fa sta cosa qua, però questa è una pagina web che mi crea automaticamente, qui la cosa importante è che mi crea il codice. Vediamo l'ultimo e poi andiamo in pausa, ed è l'esempio quello di prima dell'iris, delle medie, e qui io creo una paletta di colori, cioè i colori sono il primo è X, quindi questo è un vettore di colori che ha, quindi creo una paletta di colori, lancio la library, creo la UI, abbiamo visto prima, c'ha tre oggetti di input, quell'esempio. Select l'input, quindi io seleziono l'input e lo chiamerai colonna X. Di default è X, la label è X variable, e però il vettore di nomi da cui scegliere sono i nomi del dataset Iris. Stesso discorso per l'altro oggetto, che lo chiamerai Y call, ma è identico, cioè lui sceglie sempre tra quei nomi di Iris. Si possono mettere interattivi questi, nel senso posso dire se io scelgo X col, che ne so, larghezza del sefalo, nella Y non mi permettere la scelta della stessa variabile, ma insomma qui si esagera, perché tanto graficamente si vede quando uno sceglie due cose uguali, chiaramente quello crea uno scatter di una linea della bisettrice. Però qui gli oggetti sono tre, sono un numeric input che va da 1 a 9, che sono il numero di cluster, che sono tre, e le due variabili. E questo abbiamo creato la pagina web. Il server è, io ti rendo interattivi i dati, quindi l'oggetto dei dati è Iris, dove però di Iris voglio solo due colonne. Quindi ti dico, in base alla scelta delle colonne dell'utente, se l'utente mi sceglie la colonna X e la colonna Y, tu creami un oggetto che è composto da due sole colonne. Su quell'oggetto facci una cluster con quella numerosità di gruppo.
e visualizzamela. E quindi questo è l'esempio, dove nell'esempio vediamo che io qui cambio la variabile, metto la, come abbiamo detto prima, la bisettrice, metto la lunghezza, vedo la lunghezza nell'asse delle x, altezza e larghezza, e in questo caso i cluster sono tre, ma se ne voglio vedere quattro, gli metto quattro. Questo perché quattro? Perché nella funzione gli va che gli ho detto il numero, questo numero, numeric input, questo numero che mi devi chiamare clusters, posso anche dirgli chiamalo gruppi per capire, questo numero che mi devi chiamare gruppi, poi deve essere è un numerico che va da 1 a 9 e poi qui nella variabile deve essere, la variabile è gruppi. Gruppi crea i cluster che assegna e poi quindi qui la funzione gruppi. Ah no, questo invece deve lasciare clusters. Ok. Ok, quindi qui io cambio 3 e 4, 2 e l'oggetto, il 2 diventa l'oggetto di nome gruppi che entrerà nella cluster analysis e che poi assegnerà a quel grafico i colori in base al risultato della funzione cluster. Quindi questo perché vediamo che io associo l'oggetto in input gruppi all'oggetto che entra qui dentro, input gruppi. Questo cluster è un'altra cosa, è l'elemento di una funzione cluster che è già dopo averla svolta. Va bene, direi di fare 10 minuti di pausa e ci troviamo quindi alle 10:20 per fare gli ultimi 40 minuti di esempi che saranno abbastanza e vedremo come, insomma, altri esempi di utilizzo. Quindi ci vediamo fra, boh, direi una decina di minuti, ma anche meno, 20. Ok. Manuela, nel mentre in chat chiedono se sarà possibile avere il codice a fine webinar. Certo. Ora, per avere il codice quello proprio di tutto Shine, di tutto Made, insomma, c'è un passaggio da fare perché è depositato in SIAE. In realtà si può anche passare dei pezzi di codice. Gli altri codici sono tutti disponibili, sì, sono tutti. E questo è un copia e incolla di roba presa in internet, perché qui c'è un grande, cioè c'è lo sviluppatore dell'applicazione. Che poi è quello che l'ha sviluppata, l'ha fatta, l'ha creata e la divulga. E i suoi seminari durano ore, chiaramente lo spiega per bene, altro che me, però beh, fa questo. Quindi ci sono dei video, delle slide. Io ora darò più tempo magari alle parti pratiche, dove vediamo come fare le cose piuttosto che ai costrutti, però diciamo. In internet si trova di tutto. Comunque gli esempi li giriamo, sì, sono tutti. Farei una cartellina con gli esempi. Perché Sì, grazie, poi me la mandi. magari la cosa che ho cercato di fare proprio non è che siano complicatissime, però ho cercato di, siccome negli esempi che si vede in internet lui davvero usano sempre gli stessi nomi, non si capisce poi cosa fa cosa, perché anche in quest'ultimo esempio, se io chiamo tutto cluster, non so se poi l'oggetto, capito? Magari funziona meglio la funzione, però poi se vuoi cambiare qualcosa non sai più dove mettere le mani. Quindi forse, vabbè, comunque poi li vediamo insieme. Allora ci diamo fra 5 minuti. Ok, grazie, a dopo. Ciao. Ciao.
Facciamo? Riprendiamo? Sì. Mi dai la parola? Dici quando posso andare? Allora, due volte sono in Italia e Sì, ti ho girato un prego, po' per prego. il ricovero ospedaliero per... Ok. Sono sempre in condivisione, vero? Mentre No, troppo adesso presto i no. pazienti. Allora, share screen, desktop 2. Cioè... Anche due Ok, settimane adesso sì. ricoverati, ma Chiedo dopo se è tutti in possibile ricovero a 30 ingrandire la giorni. dimensione del testo del codice. Certo. Allora, riprendiamo dall'esempio che abbiamo lasciato prima. Per ingrandire il testo del codice in uno script R, andiamo qui in alto sui tools, quindi tools, global options. E qui ci sono delle opzioni di R. Queste sono proprio di questo R. Quindi dico, i generali dicono qual è la directory di default, eccetera, eccetera, come fare il display del codice. Console, appearance. Io appearance spesso uso scuro e gli dico usa questo tipo di cosa. E qua il font size. Gli mettiamo, che ne so, 13. Forse 13 esagerato. Vediamo un po'. 13. Applica, poi gli possiamo dire anche di cambiare i pannelli, però questo a noi non ci interessa. I pannelli noi abbiamo messo questo perché se volessi vedere la parte del viewer da un'altra parte, dovrei dirgli qui sceglimi anche metti il viewer tipo qui e quindi lui me lo sposta da una finestra all'altra. Il mio output della mia Shiny App me lo posso mettere anche da un'altra parte, chiaramente non nella stessa finestra del source. Però, questo chiudiamo. No, chiudiamo. Ok. E quindi io posso scegliere anche dove, il viewer non è necessario che stia sempre in basso a sinistra, posso scegliere dove metterlo. Ok. Quindi abbiamo ingrandito un po' lo script. Allora, questa l'abbiamo già vista, la possiamo lanciare in tutti i modi che abbiamo detto prima, cioè in una finestra, nel viewer esterna. E il linguaggio R che esegue con l'output, quindi può stare in console oppure non me lo fare vedere. Poi posso dirgli anche di eseguirla in pretest, l'applicazione, eccetera, eccetera. Ci sono tantissime funzionalità. Per non parlare poi di come avviene la pubblicazione. La pubblicazione può avvenire, beh, questo lo guardiamo, magari lo guardiamo dopo, comunque la pubblicazione di un'applicazione può avvenire in diversi modi. Io comunque in genere devo avere una pagina web dove poterla mettere. La cosa più semplice di default all'inizio è usare la Shiny App che c'ha una parte sua di pubblicazione. Quindi uno si crea un account, che può essere anche l'account di Google, ti crea l'account, ti dà all'inizio 5 applicazioni. Le applicazioni hanno, mi pare, tipo, possono consentire anche tanti accessi e un utilizzo abbastanza grosso, perché tutta l'app di Made è in un account di questo tipo, quindi è un account che non può fare grandi cose. In elaborazione, cioè non è che gli posso dare in pasto terabyte di dati AR in questa applicazione, però lui per i dati del Covid che sono di ordine 2 anni, quindi sono 600 righe per 40 colonne, la gestisce benissimo, insomma, la gestisce abbastanza bene. Ok, vediamo subito i programmi veri. Allora, la parte template l'abbiamo vista. Chiudiamo. Vediamo gli esempi di input e output. Qui ora mettiamo l'esempio che mette due input. Che vuol dire due input? Che creo l'input di num, quindi io creo uno slider input num e poi creo un testo, un text input, che lo chiamo title. Queste due cose, num avrà le sue caratteristiche, title ha le sue caratteristiche, sono i due input. L'output è la cosa ist, che ora per sempre come per il discorso di prima chiamiamolo ist2,
e qui lo richiama con, nell'output lo chiama ist 2. Queste sono mette in connessione questo oggetto di output con questo oggetto nella UI. Quindi io nella mia pagina web vedrò l'oggetto ist 2. L'oggetto ist 2 è tutta questa roba qua. È un render plot che è un istogramma dove come titolo ha il titolo che gli do in input e come numerosità la numerosità che gli do in input. Quindi questo è un esempio di due input, mando in esecuzione, eccolo qua, questo, quindi ora io posso cambiare il numero e cambia il numero, ma posso cambiargli anche il titolo e mettere Pippo. In questo caso, questo a che serve? Perché io me lo scelgo, anche questo potrebbe avere mille caratteristiche, i colori, cioè una volta fatta una funzione del genere, uno può salvare come crea istogramma e gli dà, che ne so, anche si sceglie il dataset d'ingresso, perché dopo vedremo come fare a scegliere un dataset, scegli il dataset d'ingresso, dagli delle caratteristiche, ti scegli le caratteristiche, crei il grafico, a quel punto tasto destro, o se no poi mettergli anche delle cose dove salvi direttamente, tasto destro, salva immagine e ti crea un'immagine con le caratteristiche sempre standardizzate. Questo è molto utile, perché, che ne so, ad esempio noi in Agenzia Regionale di Sanità Toscana creiamo degli output nella relazione sanitaria, devono avere delle caratteristiche. Uniformarli, però comunque uniformare un grafico per un documento, quindi dove più utenti entrano dentro e creano dei contenuti, che ne so, uno specializzato in un settore crea il suo contenuto, però con delle caratteristiche uniformi che poi vanno dentro un documento che ha, quindi rappresenta una cosa. Quindi questo è un modo per uniformare degli output, ad esempio, comunque è uno degli utilizzi. Quindi questo, due input. Qui proviamo un esempio di cosa vuol dire reactive, perché qui c'ho sempre l'oggetto di input e l'oggetto di output. Poi ho queste stats, le statistiche, sempre che sono in output. Reactive vuol dire perché rendi il dataset i dati di ingresso, cioè il campionamento dalla normale, input dollar norm, e rendimelo reattivo, che è anche nel soggetto data. Questo data quindi muta. Data è un dataset, è un data frame questo. E poi di questo data, che è un oggetto reactive, praticamente data, a questo punto gli dico, crea l'oggetto grafico, fai l'istogramma di data e fammi il summary di data. Questo noi lo usiamo abbastanza, infatti se dobbiamo creare degli output, che ne so, sull'RDT, creiamo un oggetto che già fa gli RDT e poi graficamente mette le misure, le mette già prendendo l'oggetto già creato interattivo. Questo è un esempio. Poi l'utente in realtà non è che gli cambi tantissimo di questo, però qui io vedo che cambio il grafico e il cambio grafico e output, creando un oggetto, cioè il cambiamento del numero cambia l'oggetto. L'oggetto che ora è cambiato mi esce, che è interattivamente, cambia interattivamente, questo oggetto posso utilizzarlo in due parti, nella parte di summary del testo e nella parte grafica. Quindi diventa un oggetto R, diventa come fosse un unico oggetto R che poi può entrare in un grafico X, Y o nel testo. Però quello diventa a tutti gli effetti un unico oggetto che si chiama data, che è interattivo. Ok, e questo è il reactive che togliamo, due input, via, chiudi. Poi qui ci sono altri esempi, ora su questi forse nello specifico lo farò andare più veloce. Comunque, questo in sostanza cosa fa? Isolate title, lo applico questa funzione al title. Questo isolate title, nell'esempio di prima, io qui ora lo cambio, nell'esempio di prima mi scriveva Pippo, ora non me lo scrive più,
Quindi io l'ho cambiato, ma l'ho isolato, cioè non, nell'esempio di prima era subito reattivo. Scrivo Pippo, mi mette subito Pippo nel testo. Qui invece no. Il grafico salvato ha le caratteristiche del title precedente. Se gli dico cambia, ora mi cambia Pippo. Ma se ricambio di nuovo, cambio Pippo, metto Pippo 73. Questo Pippo 73, volessi scriverlo qua, Pippo 73, non me lo scrive. Devo ricambiare. E quindi questo serve a essere sicuri, come dire, di non variare una cosa, cioè di dire un grado di uno step ulteriore nella che può, a volte può essere utile cambiare, digli cambia una cosa ma non quest'altra, oppure se vuoi cambiare quest'altra fallo ma con glielo dici che deve cliccare. Quindi è, come dire, uno step di interazione diverso. L'action button è quello, cliccami, fai qualcosa al click, e quindi qui ora io creo un bottone azione che è cliccami, lo chiamo cliccami nella label, però lui si chiama clicks. Questo clicks, lui dice, quando servi l'evento clicks, observe event, quando servi l'evento clicks, cioè quando qualcuno clicca, tu devi printare. Cosa? Mi impronti l'input, mi devi... E printare eccetera, e vediamo che fa. Cliccami, lui printa, e printa le volte che ha cliccato. Per, dove le printa? Dice, ma qua non vedo nulla, le printa qua. Quindi io ora qua mi vedo, se clicco qui una persona mi clicca, io qua vedo nel mio server, il mio server si sta memorizzando quante volte hanno cliccato quel pulsantino. Chiudi. Vabbè, questo comunque è un esempio di bottone d'azione. Action button, questo è quello che abbiamo creato prima, cioè la pagina di prima aveva 8 input, diceva il colore del testo, del background, della font, come fare il radius, cioè come quanto farlo sferico, squadrato, eccetera, eccetera. Crea quell'oggetto, bene. Questo mi permette di creare quel testo che abbiamo visto prima, lo sbatto in una funzione, in un template di Shiny, lancio l'applicazione e io qua ho creato questo action button con le caratteristiche che gli ho scelto prima. Questo è un bottone azione però che ha delle caratteristiche diverse da cliccami di prima. È un, posso farlo, posso scegliere più cose, quindi sono tante le cose che uno può scegliere. Però magari inizia dalle cose più semplici. Il observe event l'abbiamo visto prima, vorrei dire quando, comunque è un altro esempio dove io faccio il run dell'app e gli dico scegli il numero 25, printalo, non lo mette qua, lo mette qua nel mio, zac, 25, se qua gli metto 58, lui in output in console mi metterà 58. Fatti 58, eccetera, eccetera. Quindi è un'associazione tra qualcosa che cambia l'utente e l'output del server. Via. Observe event, l'evento reattivo, anche in questo caso un altro pulsante è l'evento reattivo, che poi questi eventi possono anche fare altre cose piuttosto che printare, possono costruire un oggetto. Aggiorna, io scelgo qui, aggiorno l'istogramma dei dati, 57, però non esegue, qui non esegue, esegue alla reattivo del clic aggiorna. Ok, qui aggiorno, qui metti, fallo su 100, non l'ha fatto, aggiorna, me lo cambia. E quindi questo è un esempio che, se non lo voglio rendere, quelli più semplici non hanno queste caratteristiche. Se uno vuol dare la caratteristica di rendere quella cosa, allora me lo fa rendere reattivo in questo modo. Slider input, ecco, sono un po' di esempi di slider input. Ne abbiamo visto prima uno che andava da 1 a 1000, selezione 25, ti sceglieva. Qui ce ne sono diversi, ma in base agli slider input possono essere su interi, su decimali. Il range, io gli do un valore di default e gli dico 500 è il tuo valore di default. E qua gli dico, tu vai da 0 a 1000, di default 500, questo è un intero.
vai da 0 a 1, il valore di base è 50% di 0,5, e puoi scegliere di creare degli step a 0,1, e quindi lui mi crea 9 step da 0,1, 0,1, 0,1. Qui invece gli dico un range, gli dico te sei da 1 a 1000, però il valore di default è un range, è un vettore scalato con dentro due elementi, quindi è il vettore range che avrà due elementi, da due, il primo elemento è 200, il secondo elemento è 500, questi elementi concorrono a fare il range, quindi da 500 a 200 a 500. Poi c'ho il formato del un formato scelto dove io qui cambio, metto lo step, metto il valore, gli metto anche il pre simbolo, cosa deve separare decimali e se voglio che sia animata oppure no. Gli metto poi un altro tipo di animazione dove l'animazione ha più caratteristiche, cioè non è animata base, ma è animata con degli intervalli di 300, eccetera, eccetera, cioè mille caratteristiche. A questo punto, quindi, questi sono degli slider input che mi creano una tabella che si chiamerà, che andranno messi in questa tabella valori. La tabella valori è questa, cioè crea valori dove render table di slider values. Slider values, quindi, fai una tabella iterativa applicando la funzione slider values. La tabella iterativa mettila dentro valori. E poi valori sbattino e mettono nella pagina web, nella parte dell'output valori. Quindi ora vedo questo è la tabella interattiva valori, qui gli cambio l'intero, già vedo che c'è un cambiamento subito qui, il decimale appunto li cambio così, il range era da 200 a 500, lo vado da 883, il formato qui, io ho qui il, mi mette il dollaro e mi ha messo la virgola nei 1000, qui l'animazione, perché questo io non le uso tanto, però sarebbero, molti le uso, sono belline perché ti fanno vedere. Perché che serve l'animazione? Io gli dico, che ne so, scorri gli anni. Per looping animation, invece di looping animation metti periodo, tempo. L'anno va da gennaio, mensile, da gennaio 20 a dicembre 21, cioè a ottobre 21, novembre 21. Fammi vedere ogni mese un qualcosa, quindi un grafico che cambia nel tempo, mese per mese, e qui infatti vedi che l'azione, questo numero cambia e porta la sua animazione. Questo potrebbe essere anche un grafico che cambiava ogni singola volta, quindi in effetti sono belline. E questo era un esempio di slider input. Quando passiamo all'altra parte dei programmi di layout, li vediamo, sono 4-5 esempi. Per vedere questi, grosso modo, i layout sono come costruisci la pagina. Qui si apre un altro mondo, perché ogni elemento può essere una pagina fluida, una pagina statica, però grosso modo i concetti è costituito da pannelli una pagina. E grosso modo le cose iniziali che si vedono sono i pannelli, crea un pannello ai lati, quindi sidebar panel, cioè sarebbe una cosa laterale dove in genere si mette gli input, e poi nella parte base si mette, nella parte di destra, gli output. E la pagina può essere fluida. Quindi una pagina fluida vuol dire che in base alle caratteristiche del visualizzatore cambia. E la colonna può contenere righe fluide, quindi la riga ora è determinata, è una riga. La riga fluida può avere, in questo caso la riga ha due colonne, ha una colonna di larghezza 4 e la chiama... è una colonna di larghezza 4, poi c'è uno stacco di 3 e poi c'è un'altra colonna di larghezza 2. Poi c'ho un'altra riga che contiene una colonna di larghezza 12. Può avere la sidebar layout dove in genere si mettono gli input a sinistra e il main panel dove si mettono tutti gli output, e questo costrutto. Può avere due split in due output, oggetto 1, oggetto 2, cioè i due oggetti con pari dignità che hanno pari spazio, li metti in questo modo, lui li mette
sceglie lui come mettersi uno sopra, sotto, però li splitta in questo modo. Se può essere verticale, gli dico guarda, devono essere verticali, quindi 1, 2, 3 stanno in verticale, questi oggetti che metto, che possono essere di vario tipo, e, o se no possono essere anche questi e flulerà, cioè poi l'oggetto se non c'è spazio sotto lo metto, insomma, cambia dei vari tipi. Poi questi sono come li mette lui nella pagina, però poi ci possono essere le pagine che puoi costruirle in migliaia di modi. E qui ci sono tre esempi. La pagina fatta a tab set panel, cioè sono tabelle, quindi qui la pagina è fluida, ma ci sono, è costituita da tre sottopagine, come fosse un foglio Excel, tab 1, tab 2, tab 3, aprono tre cose diverse. Mentre nel navbar list panel è una pagina che ha tre sottopagine a cui si accede a lista da sotto, quindi sarebbe una sorta di foglio Excel invertito e traslato, e poi può essere invece una vera pagina. Questa è la costruzione, la terza è la costruzione di una vera pagina. Io costruisco una pagina che ha quelle caratteristiche. Questa pagina ha un titolo, nel titolo gli metto tre tabelle, ma quella pagina ha quelle caratteristiche là. I testi si può fare di tutto, volendo si scrive in linguaggio direttamente, si può scrivere in, cioè dandogli il comando direttamente con delle funzioni tag, ma in R-Shiny permette già di avere diverse funzioncine che ti permettono di creare un titolo, grassetto, quindi già ci puoi lavorare sui testi e le etichette con le funzioni base di Shiny. E questi sono gli extra, perché puoi mettere le immagini con la funzione image, eccetera. Puoi scegliere di includere oggetti HTML, oggetti di altro tipo, quindi lo puoi implementare come ti pare. Qui ora noi mostriamo i tutorial, sono presi quasi tutti dall'app, dal sito, perché lo sviluppatore della library è anche la persona che la divulga ed è un ottimo divulgatore, e chiaramente sono tipo ore di seminari, però insomma è molto, qui c'è anche il codice che noi poi abbiamo un po' cambiato, qui c'è il link al video, questo serve per vedere dopo come si fa a pubblicare l'app. E l'app, io ad esempio quella del Made, è pubblicata qui dentro, quindi uno entra in Shiny App www.shinyapps.io, crei un utente, a quel punto ne hai 5 gratuite, e ti dà un token che vuol dire la tua chiave, a quel punto associ l'R Studio, quando la pubblichi, la prima volta devi associare il tuo R Studio a quel sito in internet che ti pubblicherà l'app. Una volta associata la chiave, tutte le volte che tu la lanci in locale, vabbè, come abbiamo fatto ora, la vedi in locale. Se invece dici pubblica, lui sa che te la deve pubblicare in quella lì, in quella pagina di quel sito dove tu hai creato la chiave e hai le tue applicazioni. Se chiaramente vuoi cambiare utente, devi dirgli pubblica come Manuel Falcone, pubblica come qualcun altro. Qui c'è le pagine, in realtà io ne tengo, perché ne puoi avere più di 5, quindi la fondamentale è quella del Covid. E qui poi, quando poi apri la tua utenza, c'hai tante cose, c'è un overview, c'hai le metrics per degli accessi, c'hai l'URL, ti dice quali sono i siti web dei tuoi legati, settings e la cosa importante è il log, perché se la lanci da come abbiamo fatto noi da PC, il log te lo vedi e vedi in console, ti vedi log e gli errori, ma quando la lanci al server non vedi nulla, cioè tu puoi stare da un'altra parte, le utenti entrano, cambiano, se succede qualcosa chiaramente sta nel log qui. E questo è il sito al nostro Made, che già abbiamo presentato tante volte, e qui ci sono degli esempi appunto di table panel, perché nella pagina Italia abbiamo sottopagine, che sono tutte queste qua. L'altro esempio di una pagina, che questa è quella fatta con Made, il codice per creare la pagina Italia, la pagina Italia indicatori, Italia indicatori, a sinistra le variabili, questo è veramente simile a quello che abbiamo visto, variabile A, variabile B,
Queste cosa sono? Non sono il campionamento, qui è le variazioni tra date. Leg A è associato alla variabile A, B alla variabile B. E qui gli diciamo, perché se noi abbiamo i positivi cumulativi, per avere direttamente il valore giornaliero, allora la distanza mi serve tra i cumulativi di oggi e quelli di ieri. E quello è il valore giornaliero di oggi. Quindi io il grafico plotta i valori cumulativi. Poi se voglio il giornaliero, mi plotta sotto nell'arancione il leg 1, cioè la distanza a un giorno. Ma se invece sono interessato al settimanale, cioè quindi ogni settimana, che valore settimanale hai di settimana in settimana, chiaramente è meno fluttuante, metto leg 7, mensile leg 30. E questo è interattivo, cioè il leg cambia la funzione, cambia il grafico arancione, e chiaramente dipende, le variabili sono nella parte alta la A e nella parte bassa la B. E questo è il codice per fare quel singolo pezzo, cioè questa è la parte di input. E gli dico, crea un menu nella nar bar menu Italia, nel table panel indicatori, dal titolo indicatori, metti a sinistra le variabili di input, che sono la input variabile x1, la input variabile y1, poi crea, fai una colonna fluida così, metti e crea un'altra colonna, mettici leg, quindi mi crea la parte di sinistra. E poi voglio le date, quindi le date sono un range, perché se voglio scegliere un periodo diverso cambio il periodo, dove gli dico start ed end, vuol dire di default setup è qui, ma puoi andare da un minimo a un massimo, e il minimo e il massimo sono le date del Covid in Italia, e plot, e l'output è come abbiamo visto prima, è un nome e basta. Quindi l'output è il grafico in alto, è composto da due sottografici, si chiama idist plot 1 e il grafico in basso è idist plot 2. Poi dopo c'è l'altra pagina, lo stato clinico, però questa è creata dalla pagina Italia, è creata da queste strutture in input. E in output è questo, questo fa, abbiamo visto idist plot 1 e idist plot 2, e quindi quella pagina in output ha solo due cose, idist plot 1 e idist plot 2. Idist plot 1 e 2 sono identici, solo che cambiano perché uno sceglie la variabile A e l'altro sceglie la variabile B. Ma poi sono strutturati che hanno un grafico blu in alto e uno arancione in basso, che sono le variazioni nei tempi. E questa è la strutturazione del singolo grafico. Questo è il linguaggio che poi eseguirà il server ed è il linguaggio R. E noi usiamo moltissimo in R per manipolare dati la data table. Data table che ha la sua sintassi, è molto più stringata e semplice come numero di digit da digitare proprio dalla tastiera rispetto all'SQL, però i concetti sono quelli dell'SQL, quindi ha tre parti, il data table, c'ha, è una quadrata che divide, sono due quadrate che creano un oggetto data table, a cui posso applicare altre funzioni che ricreano un oggetto sempre data table, per cui io subito creo un oggetto data table che è Italia, che prende le variabili, che in select, perché il data table ha tre parti, quadrata, virgola, virgola, prima della prima virgola c'è le variabili di filtro, e qua non ce n'è, quindi perché c'è subito spazio, virgola, vuol dire nessun filtro, tutta Italia. Poi spazio, virgola, le variabili di select, quindi in select prendimi la data, la variabile 1 e la variabile 2 e la variabile che si chiama pop, la popolazione italiana. Ok, poi dici, ordinali per data, bene. Poi il data table dici, vai tra il minimo della data di minimo e massimo, quindi già mi crei un DT che va tra minimo e massimo delle date. Poi scegli, creami due varie colonne, la X e la Y, crea anche direttamente il tasso, eccetera, eccetera, fino ad arrivare alla creazione del grafico. Il grafico 1 avrà sarà tra data X, il grafico 2 invece è tra data e il leg di x, e dove il leg è funzione dell'input leg dato in input. Questi poi due grafici me li combini con subplot 1 e 2, mi fai un grafico che è fatto da due grafici in riga, che ha l'asse x in share,
e metti questi margini e tira fuori la figura come un plotly. Ok. Questa figura crea la fig, che è il render plotly, che è un distplot1. Quindi distplot1 è un grafico che è questo. Questo è il distplot1, quello superiore. Quindi per fare questo grafico servono queste righe di comando. Per fare il suo fratello, che è quello che sta sotto, e qui basterà cambiare due cose. Questo può anche essere una funzione che le mette, però comunque cambia due cose, invece di usare x usa y e la variabile tipo a invece di a e b, quindi sono uguali, quindi una volta fatto uno, l'altro ti viene di default. E questo era, sono la parte del made. Nel layout, quindi, questi layout sono di vario tipo e ci abbiamo il layout con la pagina fluida. E quindi qui io cambio, lui cambia, però mi ha delle caratteristiche sempre che sono uguali. Cioè, che dici? Guarda che le prime tre, la prima, mettimi nella pagina fluida, mettimi una colonna 3. Di default metti una colonna 3 e infatti qui non c'è niente. Tre spazi. Su, mi pare in totale 12, quindi è un quarto senza niente. Poi colonna 5, nella colonna 5 ci metti l'input, lo slider input, poi che ha quelle caratteristiche viste prima, poi e chiudi. Poi ci metti un'altra riga, e infatti c'ho colonna 3, colonna 5, poi sotto ho un'altra riga. Dove c'è? La colonna deve avere grandezza 4, ma deve essere staccata a destra di 8. Infatti è 3, 5 se mi sta qua. E ci deve essere l'oggetto ist, che abbiamo fatto prima. L'oggetto ist infatti sta qui, sta nella sotto a distanza 8. E questo serve per posizionare un oggetto di default, poi se cambia le immagini e lui un po' lo cambia, però di base cerca di metterlo come gli hai detto te. E questo è il fluid. Il well se lo fa lui, io non l'ho mai usato. E questo se lo, comunque un altro modo per mettere lui, mette lui l'input e l'output come gli pare. Il tab set panel è la più usata di tutte. Perché questo che fa, crea delle tabelle. Perché uno crea tante pagine, se no non ha senso creare una cosa per una pagina singola statica. Qui io creo tre tabelle senza la pagina, il tab panel che abbiamo visto prima nelle slide in PDF. I dati normali, l'uniforme e il chi square. Quando campiono, ricampiona tutto, o nella pagina dove sei, o poi puoi scegliere se dirgli questo quando clicchi mi cambi solo dove sono, ma rimane uguale dove ero, eccetera, eccetera. Non si può sbizzarrire. Questo è anche un esempio di table panel dove c'hai tre tabelle A, B, C. E sì, la struttura è table panel A, B, C. Chiaramente, table panel A, B, C contengono degli oggetti. Questi oggetti sono tre oggetti perché il primo contiene. La prima tabella c'ha l'output norm, il secondo c'ha l'output unif e il terzo c'ha l'output chi square. Questa in entrata non ha niente, non ci sono funzioni di input, però c'ha tre output. Questi tre output vanno poi dentro vanno creati, quindi l'oggetto output norm che ha queste caratteristiche, che è da qui a qui. E lo stesso progetto uniforme e il T-square. E questo era il 3-5. Manuele, perdonami, scusami, ci stiamo avviando verso la chiusura, quindi se posso ti pregherei di avviarti verso la chiusura e ci sono due domande poi nella sezione domanda e risposta e quindi quando puoi rispondere procedi pure direttamente tu dal box. Grazie mille. Ok. Va bene. Allora guardiamo subito le apro le domande e risposte. Non le vedo però le pappette, eh? Share questions.
Allora, le SQL può essere collegato dinamicamente a un server di database, ad esempio MySQL? Sì, certo, perché noi nell'esempio ultimo del MID colleghiamo direttamente i dati nella global. Io questi li collego, queste sono nella global, dice crea con gli oggetti. Quindi mi servono queste librerie. Poi gli oggetti sono collegati, questo è il sito, è l'ambiente del sito del ministero che mi collega i dati, ma io qua posso mettere anche connect e to DB, connect la connessione SQLite, DB, eccetera, eccetera. Quindi io mi connetto e come ti connetti? Utente Pippo, password serve? Allora chiedigli la password, metti la password. Quindi la persona entra, mette la password, si connette a quel DB, se ha le autorizzazioni, può caricare quei dati o avere già quei dati predisponibili per certi output. Quindi noi, il sito del Ministero è libero, quindi noi entriamo nel sito, scarichiamo i dati, cioè questo scarica i dati automaticamente, scarica i dati, crea il file, quindi sì. C'è una funzione che permette di caricare da un file dal locale, tipo file choose? Sì, la funzione che permette di caricare il file dal locale è questa. Ed è la, ve la diamo nei programmi, è l'upload file. Upload file è una cosa che nella UI scegli il file. Quindi gli dico il file di input, scegli il file che deve tra i file CSV, posso dirgli, cioè, tra i file R, tra i file, scegli il file. Queste sono, non è tanto lunga la sintassi, questo sceglie un file. E gli dice, guarda, uploadami il file, quindi choose il file, browse, e dico, sì, devi tirarmi fuori il file CSV ROC. Carica ROC. Ok, l'ho caricato, te lo faccio anche vedere perché gli ho detto di farti vedere l'HEAD, cioè i primi sei record. Fammelo vedere tutto, mettimi che però il separatore, se cambio il separatore, quello ti carica il CSV male, perché il separatore è la riga, non è, quindi devo mettere separatore colon. L'header chiaramente qui serve perché c'è, se non ci fosse uno glielo toglie, ma qui c'è, cioè il primo rigo è aria, peri e nomi, quindi l'header c'è. E quindi questo serve anche per caricare e mandare in upload i file. La cosa bellina è anche il download, poi chiudiamo, perché io posso fare un'analisi e dire, l'utente fa un'analisi, fa un qualcosa e poi di. E poi può fare anche il download dei dati di quell'analisi, se li può salvare. Questa infatti è l'app del download perché io creo un dataset che poi gli dico sceglimi, che ne so, se fare il dataset analisi 1, analisi 2, lo sceglie, lo vedo e poi me lo downloada. Quindi lui, anche se sei un utente in internet di una pagina web di un server, se la persona che costruisce l'applicazione Shani ti vuol permettere di farti caricare i dati e di farti accedere a un server che sta da una parte o di farti scaricare i risultati, e lo può fare. E quindi direi che ora in queste 2 ore le cose da trasmettere, secondo me, di più di questo non può. Però penso che i concetti base siano arrivati, anzi, e chiaramente poi le app possono essere ci sono molti esempi si trovano sul sito e ci sono app che si trovano sul sito. Alcune app per eseguirsi hanno bisogno di, se sono grandi, hanno bisogno di, come questa, MID la lanciamo, c'ha bisogno dei suoi tempi perché deve caricare i dati, deve fare le analisi, deve creare tutti i grafici, i report, quindi non è che è istantanea come quelle di prima, ci ha messo 20 secondi. E quindi questa poi è l'app, questa è in locale, questa la stiamo vedendo in questo computer. E presentava quella pagina che abbiamo visto prima, questa qui. Quindi qui cambio la variabile, ma questa l'abbiamo già vista tante volte, e cambia il grafico come abbiamo visto varie volte, però si costruisce con quella sintassi e quella terminologia. E spero che il corso vi sia piaciuto e speriamo di vederci, arrivederci. Grazie Emanuele, grazie a tutti per aver partecipato. Vi ricordo che adesso chiuderemo questo webinar e ci saranno i due webinar successivi che potrete seguire dai link che vi abbiamo inviato.
tramite mail. Grazie a tutti per la partecipazione.